Un presidio permanente davanti a Montecitorio a difesa della democrazia, del diritto al voto e all'informazione. È un'iniziativa lanciata unitariamente dai comitati referendari Vota sì per fermare il nucleare e Due sì per l'acqua bene comune, per le giornate di lunedì 23 e martedì 24 maggio, parallelamente al voto previsto alla Camera per il decreto Omnibus. Una norma che, spiegano i comitati in una nota, prende in giro gli italiani con un finto addio al programma atomico e punta a cancellare il quesito sul nucleare, sottraendo ai cittadini il diritto a scegliere sul proprio futuro. Allo stesso modo, prosegue la nota, il governo sta tentando di depotenziare il referendum sull'acqua, proponendo la creazione di fantomatiche autorità garanti. Presente all'iniziativa anche la CGIL. Ma noi siamo presenti perché oggi in Parlamento si sta discutendo appunto quel provvedimento che il governo ha inserito per evitare il referendum sul nucleare, che è il referendum che trascina dopo le difficoltà che i cittadini hanno capito che il nucleare porta. Ovviamente trascinando in maniera negativa l'opinione pubblica, c'è il timore di non raggiungere il quorum anche sull'acqua. Siamo qui per ribadire con forza invece che l'acqua è un diritto inalienabile di tutti, è un diritto universale, è un bene comune e noi la difendiamo fino in fondo, non possiamo fare il profitto anche sull'acqua, questo non è accettabile.